arrivato a Marrakesh e ora sto andando a prendere la valigia e questa volta sto filmando una nuova telecamera DJI Osmo Pocket e vediamo un po' come funziona. Benvenuti a Marrakesh, l'aeroporto è fantastico. Ecco la camera, mega lettone, scrivania, televisione che non utilizzerò mai, balcone e vista piscina. Questo è il bagno. Ciao. Vasca da bagno e bagno. Ok, eccoci qui a Marrakesh. Oggi è l'unico giorno che ho libero disponibile per scattare qualche fotografia e cercherò di dedicarmi a fare un po' di street photography. Io già sono stato a Marrakesh circa 5 anni fa e qui è veramente veramente complicato scattare street photography. La gente non ama farsi fotografare, quindi a volte magari chiedono un euro, due euro, a volte sparano cifre clamorose, però insomma cercherò di fare appunto qualche fotografia ed ecco qualche consiglio per scattare ottime fotografie street. Prima di tutto non focalizzarsi su ritratti stretti, quindi non solo volto. È molto bello nella street photography prendere un'ambientazione, ritrarre un'azione, magari una persona che sta lavorando, qualcosa, una scena completa, non solo un freddo volto, che a volte sì, può essere interessante, però o il volto è veramente espressivo o la foto risulterà debole. Un altro consiglio interessante è di non scattare portando la macchina così davanti al volto, in questo modo risultiamo un po' come paparazzi, ma cercare magari di tenere la macchina bassa sul fianco, magari davanti alla pancia, inquadrare e scattare, ovviamente impostando una profondità di campo generosa o addirittura un iperfocale in modo da avere tutto a fuoco, e in questo modo ci assicuriamo di scattare buone scene. Ovviamente scattando a caso non avremo buone composizioni, però spesso magari su 10-15 fotografie ne esce una buona di una scena veramente potente d'effetto. Terzo consiglio, se possibile non utilizzare grosse attrezzature, tipo io in questo momento ho una grossa reflex con un 35 mm Sigma Art F1.4 che è un ottimo obiettivo ma è molto voluminoso e la macchina più questo obiettivo risultano troppo appariscenti. Molte di fotografie le scatterò, oggi l'ho scordata in realtà, le avrei volute scattare con la mia compatta, con una Sony RX100 Mark V, quindi un modello prima dell'ultima uscita, e in questo modo siamo più low profile. Ultimo consiglio per oggi, quando scattiamo fotografia di strada, street photography, è importante la luce. In ogni genere fotografico è importante avere una buona luce. E come ho già detto per tutti i tipi di fotografie, quando scattiamo all'aperto, la luce non è buona durante tutta la giornata. Perché? Perché quando il sole è alto in cielo, abbiamo delle ombre molto dure, quindi le ombre che disegnano brutte figure sulla faccia, sui volti delle persone ritratte. Quindi per fare ottima street photography è importante scattare quando la luce è morbida. E quando è che la luce è morbida? Quando è che le ombre sono morbide? La mattina presto, negli orari intorno all'alba, e la sera negli orari intorno al tramonto. Altra cosa invece interessante, quando il cielo è nuvoloso, il sole è coperto, le ombre sono molto morbide, quindi abbiamo un'ottima luce. In quel caso possiamo scattare durante tutta la giornata, ok? Quindi mi raccomando, attenzione anche alla luce. Ora in questo momento vediamo che ora è. È circa mezzogiorno, però io sto scattando in un riad qui, praticamente in mezzo a queste stradine. Ora tra poco vedrai, magari inserisco qualche scena, ma queste stradine molto strette e quindi siamo in ombra praticamente, quindi non ci sono ombre dure. Ora seguimi e vediamo un po' che riesco a fare. So già che la situazione qui fotografica è un po' un macello, come ti ho già detto, la gente non ama farsi fotografare, ma sicuramente dai, qualcosa tirerò fuori e ti farò vedere. Seguimi.
qua, tornato dal viaggio in Marocco, ora mi trovo a casa, a Gran Canaria, e voglio farti vedere le fotografie street che ho scattato e voglio commentare insieme a te la composizione di queste fotografie. Nella fotografia street ritengo che la composizione e la gestione della luce siano i due fattori più importanti che rendono ottima una fotografia, quindi ora ne parleremo insieme. Prima di andare avanti ti voglio ricordare, qui sotto trovi il link al Davidbot, iscriviti, è gratis e ogni settimana riceverai su Facebook Messenger i nuovi video e quando lancio nuovi corsi lo saprai prima degli altri ed avrai un prezzo migliore di tutti gli altri. E poi, qui sotto, se ti stai chiedendo come sono state scattate queste fotografie, vorresti farlo anche tu, ecco, c'è il mio corso Photography Warrior. In questo corso trovi tutto quello che ti serve per scattare fotografie spettacolari e si parte da zero, quindi anche se stai iniziando ora a fare fotografia, non ti preoccupare, da zero ti porto ad un livello assolutamente professionale, sia da un punto di vista fotografico, sia da un punto di vista di illuminazione, quindi gestione della luce, sia da un punto di vista di post-produzione con Lightroom e Photoshop, che sono i due software di post-produzione più importanti. Ora, vieni nello schermo con me, eccoci qui, e queste sono 11 delle tantissime fotografie che ho scattato. Ora te le faccio vedere e commentiamo insieme la composizione. Questa è una fotografia, mi piace particolarmente. Cosa ha di speciale questa composizione? Come vedi, questo signore, questo anziano signore, è dentro questo frame naturale, è dentro questa finestrella di legno che va a inquadrare la fotografia. Quando possibile è interessantissimo includere dentro un frame naturale, quindi dentro una cornice naturale, una scena. In questo modo lo sguardo dello spettatore è direttamente proiettato all'interno della scena e è veramente, veramente spettacolare. Questa è un'altra fotografia, questa l'ho scattata proprio come ti ho spiegato nel video, quindi non tenendo la macchina fotografica di fronte ai miei occhi, ma tenendola qui sul fianco, cercando di comporre al meglio e scattando. Ecco, ne ho scattate 4-5, questa è quella che aveva la composizione migliore, guarda un po', ho questa bellissima simmetria tra questi due lampioni e questa coppia che cammina verso di me e questa coppia che si allontana da me, questa coppia sulla destra ha dei vestiti tipici, sono persone anziane, e queste altre due si vede che sono persone più giovani e che vanno in fondo alla composizione. Quindi è una simmetria sia di lampioni sia di coppie che camminano e secondo me è una fotografia veramente, veramente molto interessante. Ti faccio notare come in questo caso la fotografia è stata scattata in totale ombra, quindi ho una luce buona. Perché? Perché non ho ombre dure che vanno a rovinare i visi delle persone. Di questo te ne parlo nel mio corso Photography Warrior, quindi guarda qui. Come noti, qui siamo in ombra, anche se il sole è alto in cielo, infatti qui vedi delle ombre dure, ma tutta la scena fotografata è in ombra, quindi è ottimo avere una luce del genere. Questa è una fotografia che hai già visto, mi piace veramente, veramente tantissimo. Questa è una scena veramente particolare. Ci sono questi due anziani signori che stanno fondendo una bacchettina di rame, quindi vedi questo fumo, e stanno lavorando in un'ambientazione veramente particolare, no? Con queste specie di gabbie, sedie, roba assurda. E questa fotografia mi piace un sacco perché guarda che contrasto c'è tra questo anziano signore tutto un po' piegato e questo fumo sul dietro. Veramente, veramente d'effetto, secondo me. Stessa tecnica, diciamo, della composizione sfruttando i contrasti è stata usata per questa fotografia. Guarda che contrasto tra questa luce e il buio di questa ambientazione e questa pennellata di luce sul fronte di questo uomo che sta tingendo dei panni che poi andranno ad essere utilizzati per creare degli abiti tipici marocchini. Andiamo ancora avanti, questa fotografia l'hai già vista prima, questa è una fotografia che ritrae questo signore che sta cucinando con queste, credo si chiamano tahin, queste pentoline tipiche di ceramica marocchine, veramente una fotografia d'effetto. Questa è la fotografia che preferisco tra tutte quelle che ho scattato nell'unica giornata che ho avuto a disposizione lì a Marrakech, perché io ero lì per scattare delle foto per lavoro. Mi sono preso però una giornata da dedicare alla street photography, che è uno dei miei generi fotografici preferiti. Io ho iniziato facendo street photography, poi mi sono appassionato piano piano alla fotografia di ritratto, di studio e così via, ma comunque è un genere fotografico che mi appassiona. Ecco, questa fotografia la trovo veramente molto interessante perché non ho inquadrato semplicemente la zona di sinistra con quest'uomo che sta a cellulare, ma come vedi nella stessa fotografia ci sono completamente due mondi. C'è il mondo di questo signore che attende di ricevere qualche cliente e vendergli qualcosa e qui c'è una porta che mi proietta in ancora un altro mondo più dinamico e lontano da quello che sta vivendo questa persona a cellulare.
Ancora interessante, come dice, qui c'è un pattern di elementi, ci sono tutte queste boccettine, bottigliette, lozioni rotte da questa persona. Rompere un pattern è una tecnica straordinaria di composizione fotografica. Qui sotto, nella descrizione di questo video, ti lascio un link a un articolo di blog che ho scritto con tutte le migliori tecniche di composizione fotografica e vedrai che ritroverai tutte le tecniche di cui ti sto parlando in questo momento. Ancora un'altra fotografia interessante è questa qui di questo mendicante che sta vagando nel souk, quindi nel mercato di Marrakesh, e è in primo piano e qui dietro ci sono persone che sono, tra virgolette, distratte, si occupano di altro e lui vaga cercando aiuto. Ecco, trovo anche questa fotografia molto interessante. Come vedi, ti voglio far notare che nessuna di queste fotografie fino ad ora è un ritratto stretto. Ho cercato di catturare azioni, fotografie che possano raccontare un piccolissimo istante, ok? Ora andiamo ancora avanti, un'altra rottura di pattern, questo è un pattern formato da tutti questi dolciumi marocchini e qui c'è questo signore che attende di ricevere un cliente, anche questa fotografia particolare. Questa fotografia, anche questa scattata tenendo la macchina su un fianco, anche qui ne ho scattate due o tre a raffica. Qui vediamo questo signore che sta tagliando delle verdure su questo piccolo banchetto con tutti questi scarti di verdure a terra, queste verdure che verranno utilizzate per cuocere questi nei tahin, ecco che le vedi qui sulla destra, e appunto preparare dei piatti tradizionali marocchini. Questo è l'unico ritratto stretto che ho scattato. Perché questa volta ho scelto un ritratto stretto? Perché per noi occidentali, diciamo per noi europei, è molto raro vedere donne così coperte in burka, no? Quindi secondo me questo è un ritratto espressivo, mi basta solo la faccia per raccontare qualcosa. Questi occhi di questa anziana signora molto vivi, molto espressivi, e tutto il corpo coperto da questo burqa scuro. E qui sullo sfondo intravediamo delle luci, delle persone che passano. Ti ripeto, questo è l'unico ritratto stretto. Io faccio ritratti stretti solo quando ritengo che solo il volto riesca a trasmettere qualcosa, delle emozioni, delle sensazioni. Ecco, in realtà di questo set ho scattato un sacco di fotografie, queste sono quelle che più mi piacciono. Ho voluto commentare con te un po' la composizione in modo da poterti dare anche qualche consiglio, qualche spunto che tu possa utilizzare per scattare delle tue fotografie street. Ti ricordo, iscriviti al bot, se vuoi imparare a scattare ottime fotografie, iscriviti anche ai miei videocorsi di fotografia e noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. A presto!